E se arriveremo a 10.000 mi piace, ci faremo. Pescheremo nudi. Ok, peschiamo nudi, andata. Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno, raga. Siamo in partenza, direzione. Direzione Jurassic Lake, Arborio, Vercelli. Carichi come la. Non si può dire. Carichi come la macchina. Siamo attrezzati. Ci siamo. Di Roma, ecco il boss. Il boss, Beppe. Grande boss, gladiatori in trasferta. Ci vediamo dopo. Allora, siamo pronti o no? Siamo quasi arrivati. Attilius. Attilius. Leonida. Grande Attilius. Sturgeon Team. Gladiator in trasferta. Saluta i follower. Ciao followers. Mi raccomando, seguiteci. Siamo, diventeremo anche famigerati. Come il Gladiator Sturgeon Team. Parola d'onore. E se arriveremo a 10.000 mi piace, ci faremo. Pescheremo nudi. Ok, peschiamo nudi, andata. Allora, signori, vediamo come si monta il boccione. Allora, il boccione abbiamo messo uno stopper sul filo madre e poi andremo a tirare a seconda della lunghezza, della profondità che vogliamo pescare. Poi semplicemente si mette il boccione. Io adesso noi mettiamo un 100 grammi perché mi trovo bene, però si può mettere tranquillamente anche un 200 grammi in un lago grande come questo. Dopodiché andiamo a prendere il piombo. Siccome c'è già il peso della trota, che quanto può essere all'incirca il peso della trota? Ma adesso se quella sarà un 100 grammi, una trota del genere, 100-150 grammi quelle che abbiamo preso noi, quindi metterò un piombo da 40 grammi per bilanciare. Ma prima di tutto ci vanno i salvanodi, perché lanciando rischiamo di rompere la boccia. Quindi salvanodo, eccoli qua. Okay. Salvanodo sopra, piombo. E di nuovo salvanodo. Dopodiché mettiamo la girella. Tanto qua siamo attrezzati. Barbecue. Girella. Con l'amo. L'amo in questo caso è già legato. Sì, abbiamo già fatto tutto. Poi con un nodo non nodo. Anche un video. Terminale lungo quanto per innescare la trota? Ma adesso la metteremo viva, quindi questo è addirittura fin troppo lungo. Però va benissimo lo stesso. Se la trota è morta e la vogliamo legare in maniera diversa, va bene questa lunghezza, perché la trota poi porterà via la metà della lunghezza di questo terminale. Adesso noi la metteremo viva, quindi la innescheremo poi sulla schiena. Illustriamo il nodo. Allora, si passa prima la lenza madre nella girella. Questa è una girella da 200 libre. Si passa due volte. Dopodiché giriamo intorno al filo per 5-6 volte e ritorniamo indietro per due. Questo è un nodo, questo è il mio nodo, diciamo, mi sono sempre trovato bene a fare questo, non che sia mio, Tiriamo dentro la prima asola che si è creata. Mi raccomando, inumidiamo il nodo sempre. Io non lo faccio, però, perché questo è un varivasse,
Va bene così. E giù, possiamo mettere la trota. Possiamo mettere il trotin. Ritorniamo tra qualche secondo. O la monti subito. Trote rigorosamente vive. Ragazzo, neschiamo la trota. Trota c'è. E Albi si adibisce al lancio. No, c'è, c'è. È ossigenata. Comunque pescano tutti i corti là. Perché non riescono ad andare più lontano. Boccion, saluta. Ciao ragazzi. Signori, siamo in pesca. Uè, lo sbomb, Leonida in pesca. Alberto l'ha presa con lo sbomb, cerca di tenere pasturata la zona. Belli piazzati. E siamo in attesa del pesce. La cosa principale è questa. Beppe alla brace. E ci siamo. Eccolo qua, Attilius. Attilius. Grande Andrea. Abbraccio, abbiamo tutto. Il boss in pesca. Allora, vi auguro buona pesca agli altri. Oh, buona pesca, raga. Buona pesca a tutti. Olè. Olè. Caldi. Caldi come il fuoco. Dillo, caldi come il fuoco. Dillo. Caldi come il fuoco. Andre, cazzo, troppo tardi. Aie, grande Andre. La ripresa. Montatura con la trota. Funziona. Lussone. Il boss. Grande Andre. Ole. Grande. Oh. Russone mangiato! Andre! Guardati! Guarda qua! Grandi ragazzi! Dai, alzatelo! Io di sotto! Grande! Ehi! Oh, la malla! Lì! Prendiamolo sotto tavolo perché questo ha mangiato di brutto! No, no, è lì! Che russone! Gladiator fishing in doppietta! Olè! Ce l'ha sempre con la trota! Mangiato! Mangia! Bello! Bello questo! Ok. Ciao ragazzi. Saluta Beppe. Ciao ragazzi. Due russi ha preso Andrea. Due russi abbiamo preso come Gladiator Team. Dai, prende lui.